Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. E questo splendido brano di Umberto Tozzi, che apre sempre le puntate del giovedì sera, i veneti schiacciati dalla crisi, gli altri siamo noi. Intanto gli altri, ma mica tanto gli altri, perché ormai sono 5 milioni le persone che in Italia sono in povertà assoluta. Si tratta di 1.600 famiglie, di quasi 5 milioni di persone sono i dati, la fotografia dell'Istat, e quindi la situazione continua a peggiorare. Questi sono i dati del 2016, chissà cosa vedremo nel 2017. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Come al solito parleremo anche dei temi di cui parliamo quasi ogni sera. 7.300 altri migranti in arrivo su 10 navi, quindi continua questa ondata interminabile. Intanto parlano, fanno i vertici. Sì, ci vuole più solidarietà, sì, vi daremo più solidarietà, siamo comprensivi, però non fanno nulla attorno a noi e noi restiamo lì col cerino in mano a subire quella che ormai è un'invasione vera e propria, non si può definirla in altro modo. Allora aspettiamo i vostri sms e intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Alfredo Bellucco, Confedercontribuenti, buonasera Bellucco. A tutti, grazie. Bentornato. Alberto Villanova, della Lega Nord in Consiglio regionale, buonasera. Buonasera, Villanova. Grazie. Buonasera. Cara Mirella. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Oh, sempre peggio hai sentito, 5 milioni le persone che sono ho sentito. In povertà assoluta, no? E tu lo tocchi con mano, sì. Questo problema ogni giorno. Leopoldo Bottero, vicepresidente del Fondo per i Veneti Schiacciati dalla Crisi, dirigente d'azienda, buonasera. Jacopo Berti,
capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie molte a Padre Rovelli, buonasera, buonasera missionario. Abbiamo già parlato con lui dell'Africa, lui l'Africa la conosce, gli chiederemo soprattutto perché partono, 30 anni in Africa, per cui sa di cosa parliamo. Cerchiamo di capire anche dall'altra parte, cioè dal continente africano, perché si parte, per quale motivo, chi sono quelli che partono e perché spesso decidono invece, non tutti partono, c'è anche chi decide di restare. Ma come ogni giovedì sera partiamo con l'assegno che è consegnato ogni settimana da Mirella. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo con una persona un po' particolare. È una persona che noi per la privacy non ve la facciamo vedere, perché sta facendo un percorso, perché ha tentato due volte il suicidio, per la solitudine, perché si è trovata da sola, contro tutti e con nessuno che potesse darle una mano. Mettiamo anche un nome di Fortuna. Mettiamo Fortuna, la chiameremo Fortuna. Allora Fortuna, quanti anni hai? 46. Cosa è successo per arrivare per ben due volte a tentare di fare questa cosa? Perché vedevo che non cambiava niente, non ero capace di uscire dal giro vizioso della disperazione, perciò l'unica cosa, ho detto vabbè, se non sono capace di venirne fuori allora è meglio chiudere, meno non soffro più. Perché arrivare a questo gesto estremo invece non dire andare avanti e lottare? Perché quando credi che non c'è un andare avanti, cioè non basta la salute, perché quando sei senza casa, senza soldi e non sai come uscirne, mi hanno chiesto se lo rifarei e io ho risposto di sì. È l'unica cosa diversa che ho fatto dalle altre volte. Ho detto sì perché così io non voglio vivere e perciò si sono messi in moto diverso e le cose stanno andando diversamente. Qual è la molla che ti farebbe dire vale la pena di vivere? Cosa vorresti avere? Purtroppo ho il problema che sono ancora di quelle persone che si chiedono cosa vorrei fare da grande. A me piace pulire, a me piace mettere a posto le cose, a me però di preciso, non lo so, una mensa e una cucina, ristorante, sempre a pulire. Chiudi gli occhi, Fortuna. Allora, io so che tu non hai un centesimo in tasca per il momento e non è un modo di dire, però cosa succede? Che la grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti una mano, perciò noi ti consegniamo questo assegno e so che anche questi soldi andranno a finire bene, perché io lo so che te lo meriti veramente, se no non te l'avrei dato. Sei proprio una brava ragazza, devi solo credere secondo me più in te stessa. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Ringrazio tutti coloro che hanno un cuore che pulsa, non solo per stare in piedi ma per donare agli altri, e spero tanto che le storie che sentite vi aiutino a comprendere un po' di più coloro che non hanno la vostra forza e il vostro carattere forte, siate un po' più comprensivi verso chi è più debole. Guarda, è già un bel sorriso oggi, proprio da stamattina lei sorride, mi fa molto piacere, ciao. Mirella, come vi siete conosciuti? Forse uno dei casi più toccanti, perché io che l'ho conosciuta poi molto bene, perché ho cercato di fare anche un percorso con lei per capire fin dove si poteva arrivare per aiutarla, perché non è facile aiutare le persone mentalmente così disperate. E è venuta lei in cerca di noi, è venuta lei in cerca di noi, si è presentata lei, e abbiamo parlato un po', ho cercato, non so, di aiutarla forse ad avere un po' più fiducia in se stessa, e la prima cosa che le ho regalato è stata una bicicletta che lei non aveva.
e la bicicletta ha iniziato a smuoverla, perché si è sentita un po' più libera, perché non avere niente. Io vorrei veramente che qualcuno riuscisse a capire, come ha detto giustamente Fortuna, abbiamo modificato anche un po' la voce, proprio perché sta facendo un percorso importante. Cosa vuol dire non avere niente? Cioè, lei giustamente ha detto, ma quando non hai niente, non hai famiglia, non hai casa, non hai lavoro, non hai soldi, vedi tutto chiuso perché è così, e cosa fai? E cosa stai a fare qua? Lei mi ha detto. Io invece sono convinta che dobbiamo lottare, dobbiamo cercare di fare sempre più solidarietà, e qui devo dire veramente un grande grazie a questa grandissima famiglia che si è formata attorno a queste persone, non per causa loro ma indigenti, e portare un po' di speranza, un po' di sorriso, ma delle volte anche un semplice ascolto è molto importante. È quello che sta facendo la grande famiglia di Rete Veneta tramite la Mirella, però è la grande famiglia di Rete Veneta. Si sono mossi tardi per protestare sulle banche popolari venete, dovevano fare una class action giudiziaria subito. Ieri sera avevamo qui Giampaolo Pinton, che ha scritto un libro intitolato Il massacro delle popolari venete, titolo che rende bene il dramma di 200.000 risparmiatori truffati. Sono in corso le votazioni finali per la fiducia al decreto legge che dovrebbe salvare le banche. Intendiamoci, salvare. È stato? Sì, è passato? È arrivato adesso? Sì. L'hai sentito adesso? Alfredo Belluco, che era collegato con Roma, ha sentito adesso che è passata. E quindi salvano le banche, saranno salvate le banche, non saranno salvati con tutta probabilità i risparmiatori, no? È quello che solitamente avviene in queste catastrofi. Se aspettiamo che questo governo, si è augurato, faccia qualcosa di buono, i poveri assoluti in Italia passeranno da 5 a 10 milioni. A proposito, vediamo allora un servizio che precede questo voto finale, ma che comunque fa il punto sulla questione delle banche. Andremo avanti a pranzo, probabilmente ci sarà l'assoluta fiume, e quindi il voto ci sarà stanotte, se si ritireranno una parte di loro, oppure domani mattina, all'alba. Questa è la situazione fino a pochi minuti fa alla Camera dei Deputati. Ostruzionismo gridato, come si sente, e ad oltranza dal Movimento 5 Stelle per la legge sulle banche venete. Giorni e notti di discussione con dichiarazioni di voto che alla fine non cambieranno la scelta fatta dal governo di cedere ad Intesa la parte buona di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Che cosa serve tutto questo? Serve a fare la campagna elettorale per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, perché possiamo avere... Io ho qualche tante domande, alcuni dubbi sul percorso che ci ha condotto qui, ma una volta che il 23 giugno scorso il meccanismo unico di vigilanza ha dichiarato il rischio di dissesto delle due popolari venete, questo decreto è stata l'unica possibilità per tenere aperti gli sportelli lunedì 26 mattina. Oggi il Presidente della Repubblica ha firmato per la Commissione parlamentare sul dissesto e i responsabili, mentre nella notte o forse domani si chiuderà la partita alla Camera ed inizierà quella al Senato, dove per l'onorevole Rubinato dalle opposizioni ci sarà più consapevolezza della situazione. Sicuramente al Senato si riaprirà una battaglia, ma io vedo che anche qui, insomma, sono i 5 Stelle che stanno facendo ostruzionismo. Credo che ci sia negli altri gruppi, pur con tutte le critiche politiche che stanno facendo alla gestione, che vedo che secondo me tutti sanno benissimo che questo decreto deve passare, perché il danno per il Veneto e per il sistema bancario italiano, il sistema economico italiano, sarebbe enorme. Intervista di Lucio Zanato alla parlamentare del PD Simonetta Rubinato. Jacopo Berti, no? È stata molto dura con voi la Rubinato. È indecente quello che dice, perché i partiti che sono stati pagati dalle banche, che fanno tutto questo alle banche, sono il PD e sono altri partiti che siedono in Parlamento, e questo si sa perché le campagne elettorali di tutte queste persone sono state pagate dalle banche, o quantomeno hanno dimostrato di essere invischiati a doppio triplo filo proprio con gli interessi delle banche. Infatti cosa fanno? Gli interessi
interessi dei banchieri, andando a mandare a fondo completamente tutti gli azionisti veneti e purtroppo il Veneto, il popolo veneto in generale, che viene messo in ginocchio da decreti come questo. Quindi io trovo veramente irrispettoso un atteggiamento del genere da parte di una persona che dovrebbe essere anche un rappresentante di tutti i veneti, non solamente del suo partito, ma evidentemente porta meglio avanti gli interessi delle banche, dei banchieri e dei truffatori, perché ricordiamolo, chi ha truffato è ancora a fare il dirigente all'interno delle banche venete, piuttosto che quello dei cittadini. Detto questo, ieri ci siamo trovati, come promesso, esattamente una settimana fa con Mirella, mi ero preso un impegno, ovvero di organizzare una riunione a Roma con tutti i comitati e le associazioni dei truffati a Roma, in Parlamento, con tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. L'abbiamo fatta ieri e siamo venuti a capo di due questioni fondamentali. La prima, l'istituzione di un fondo a tutela di tutte le persone che sono state vittime di truffa da parte delle banche. Per quello abbiamo fatto 3 giorni di blocco dell'Aula e in Senato si preannuncia altrettanto battaglia, perché questo è un punto su cui non possiamo fare un centimetro indietro, perché lo hanno già fatto per le banche degli amici, ovvero per Etruria, per tenerli buoni lì, perché sennò se li andavano a prendere a casa, e invece qua in Veneto sperano di farla franca. Non esiste. Anche i nostri truffati devono avere indietro i loro soldi. Primo. Secondo, chiediamo immediatamente che venga fatta giustizia, ovvero chiediamo un pool di magistrati che vengano immediatamente per mettere in galera chi ha rubato, chi ha truffato, perché sennò altrimenti purtroppo la prescrizione, ovvero cosa vuol dire? Che come al solito in Italia chi truffa e chi più ruba rimane libero, anzi si porta a casa anche i bonus. Non è possibile, è una cosa indecente, e quindi vogliamo assolutamente che tutti i tribunali abbiano la dotazione minima necessaria per riuscire a portare avanti un po' di giustizia, sana equità sociale che purtroppo manca in questo stato. Due obiettivi molto concreti, li stiamo portando avanti proprio in questi giorni e non molliamo un centimetro su questo. Allora, sentiamo cosa ha detto Vendemiano Sartor sulle banche oggi ai nostri microfoni. Sono cliente di Veneto Banca e sono cliente di Banca Intesa e ho 2 affidamenti, non vorrei che quando questi affidamenti si sommano venisse ristretto il credito. E questa è la preoccupazione maggiore delle imprese trevigiane e venete, soprattutto quelle medio-piccole, in particolare il mondo degli artigiani, vera spina dorsale del mondo produttivo veneto. Tutti a seguire con trepidazione il futuro di Veneto Banca e Popolare Vicenza, in parte per capire se ci saranno rimborsi per le azioni acquistate con le famose operazioni baciate, in parte per capire se Intesa manterrà le aperture di credito. Banca che in questi giorni, e senza attendere il voto di Roma, ha già inviato a tutta la clientela delle Venete una lettera di rassicurazione. Un buon segnale al quale, secondo Confartigianato, dovranno seguire fatti concreti. Noi come associazione ci siamo attraverso anche gli strumenti dei consorzi di garanzia Fido, quindi aumentando le garanzie anche dell'impresa, e cerchiamo di gestire quelle sovrapposizioni che possono creare delle criticità. Quindi se uno ha un problema, che si faccia avanti. Sartor che non nasconde, come in tutta la vicenda banche venete, c'entri anche l'inaffidabilità di diversi imprenditori. E anche l'impresa deve iniziare a presentarsi alla banca con maggiore trasparenza, cioè, perché voglio dire, se ci sono stati dei problemi vuol dire anche che qualcuno i danni li ha fatti. E questo era Vendemiano Sartor. Villanova, allora è passata la fiducia, anche voi eravate stati critici, no? Io penso che l'obiettivo principale, e spero che su questo tutti i partiti, tutti i politici veneti facciano fronte comune, sia quello di far avere un ristoro agli azionisti e agli obbligazionisti, quelli che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate. Anche perché ricordiamoci, nell'ultimo periodo ci sono state persone che hanno sottoscritto obbligazioni spinte da sotto Atlante, con il governo che garantiva, con lo Stato che garantiva, e adesso si vedono perdere tutto. Allora, io penso che un fronte comune di tutta la politica veneta su questo punto, in modo che oltre a garantire il risparmio e evitare il bail-in della banca con i correntisti, si vada a cercare un fronte comune per fare in modo che chi ha perso, magari pensando anche a quel fondo, a quella bad bank dove vanno a finire tutti i crediti deteriorati, nel momento in cui questi crediti vengono recuperati, si parta dalla gente meno abbiente, si parta dai pensionati, per avere un ristoro e per poter ridare i soldi a chi li ha persi. Anche perché questi azionisti sono stati trattati come se fossero stati degli investitori, questo è il grosso problema, degli investitori che hanno speculato, quando la maggior parte di queste persone erano dei semplici pensionati o delle persone che pensavano di mettere i propri soldi al sicuro, come se fosse stato un conto corrente, e questo non era.
e invece sono stati trattati come degli azionisti puri e semplici. E questo non va bene. Non va bene perché negli ultimi mesi la BCE, insieme a Banca d'Italia, insieme al governo, hanno tenuto a coperta questa operazione. Perché nessuno potrà dirmi che nel giro di qualche ora, in un weekend di notte, si è trovato Banca Intesa con il governo per salvare la situazione, mettere la miliardi di euro, trovare le coperture. Questa è un'operazione che è partita da lontano, è partita mesi fa, è stata architettata sotto l'egida della BCE per far fuori le banche venete, per togliere un asset, quello che si chiamano asset, ma che è una parte fondamentale dell'economia veneta, e per portarla sotto al cappello di una banca nazionale ed europea. E questo è stato architettato sulla pelle degli azionisti e sulla pelle di chi ha sottoscritto obbligazioni. Da un lato, per fortuna, sono stati garantiti i risparmiatori che avevano i conti correnti, però non è sufficiente, e non è sufficiente, penso che anche quello che ha detto anche la Rubinato, dispiace sentirlo, perché una persona che si è sempre dimostrata di buon senso non può limitarsi a dire che viene fatta cagnara per motivi elettorali. Qui c'è gente che veramente ha perso tutto. Lì bisognerebbe che tutti quanti, a prescindere dal proprio partito politico, ci si metta insieme per fare avere un ristoro a queste persone. Ricordiamo che a livello europeo è stato fatto in Germania, dove sono state salvate le banche territoriali tedesche con un investimento di 220 miliardi di euro da parte dello Stato tedesco, per ristorare anche chi aveva perso con le azioni di queste banche dei lender. Quindi è già stato fatto in Europa. Il governo, invece di andare sempre a capo chino in Europa, dovrebbe farsi valere e fare in modo anche di aiutare queste persone che hanno perso tutto, come prima cosa. Come seconda cosa, andare a colpire chi ha provocato questo disastro. Questo è fondamentale. Ecco, c'era un sms prima che diceva, beh, tutto sommato molti sono stati salvati, le aziende, i correntisti. Pellucco, ma è proprio così, voglio dire. Ma questo lascia il tempo che trova, perché come ci sono stati 17 miliardi di euro a disposizione per metterli, darli, regalarli, perché questo è il termine esatto, a Intesa San Paolo, e ci potevano essere 2, 3, 4, 5 miliardi anche a disposizione dei risparmiatori e delle piccole aziende che hanno subito finanziamenti baciati e quant'altro. Ma io voglio porre la lente di ingrandimento di questa situazione qua sui crediti deteriorati, su questa società di gestione con sede a Napoli che andrà a gestire 50.000 crediti deteriorati delle due banche venete. 50.000 crediti deteriorati. Ora bisogna distinguere i crediti deteriorati. Faccio sempre un esempio, cioè spieghi cos'è il credito deteriorato. Faccio un esempio pratico. Le banche dicono che a un certo momento un credito diventa inesigibile perché il debitore non è più in grado di darlo indietro. Per esempio, uno che ha chiesto un mutuo non riesce a pagarlo, è questo. Generalmente è un mutuo, ma molto spesso sono anche scivolamenti in rosso di qualche piccolo imprenditore, ma anche famiglie, ma qualche piccolo imprenditore, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori che è stato finanziato, no? O anche non gli è arrivato un pagamento e lui è scivolato in rosso e quindi non ha più la possibilità di risalire e quindi diventa un debitore, un cattivo pagatore, ma anche molto spesso non per colpa sua. Però quello che è grave di questa situazione qui, che stiamo parlando di Veneto Banca Popolare di Vicenza di qualcosa come circa 12 miliardi di euro, 11 miliardi e 800 milioni di euro. A livello nazionale sono 349 miliardi di euro, che molti non sanno che due giorni fa l'Ecofin, che non è altro che un organismo europeo formato da tutti i 26 ministri dell'economia e delle finanze, il nostro rappresentante, voi sapete, è Piercarlo Padoan, ha deciso che a livello nazionale ci debba essere una bad bank, cioè una banca cattiva che gli vada a gestire con garanzia dello Stato. Ma vi rendete conto cosa hanno deciso questi signori qua? Hanno deciso che tutti noi dobbiamo garantire le schifezze che hanno fatto i consigli di amministrazione delle banche. Perché gli NPL, crediti deteriorati, bisogna distinguerli in due maniere. Ci sono quelli degli amici che gli hanno prestati senza garanzie sottostanti,
va bene? Quindi il milione, 2 milioni, 50 milioni, 600 milioni di euro quasi regalati, perché se non c'è una garanzia sottostante, prima o dopo, insomma, è difficile rientrare. Ma ci sono milioni di posizioni, report RAI ha detto che sono 10 milioni di posizioni, 10 milioni, 50.000 solo di Veneto Banca Popolare di Vicenza, ho già detto, che sono incagliate e non riescono a essere recuperate da parte delle banche. Quindi noi, io e tutti noi dovremmo garantire con lo Stato tutte le schifezze che hanno fatto. Ma come ho detto, su quei 10 milioni ce ne sono 5, 6, 7, forse anche 8 milioni contestabili per tutta una serie di illeciti civili e penali che le banche hanno commesso all'interno dei rapporti bancari. L'ho detto fino alla noia da questi microfoni. E noi proprio ieri siamo andati al notaio a firmare un credito deteriorato di 380 mila euro, tra i quali c'era anche 340 mila euro di un mutuo. Sapete quanti soldi gli abbiamo dato alla fine? 120 mila. Perché dopo 9 anni di battaglie siamo riusciti a tenere duro, perché questa banca aveva fagocitato questi 40.000 di tutta una serie di illeciti. Ma come esempio come questo ne possiamo fare una miriade, sempre quello più grave, io dico sempre, del povero disgraziato, povero martire suicida Giovanni Schiavon, che dopo 5 anni e mezzo siamo riusciti a dimostrare che non era lui debitore nei confronti delle due banche che lo assillavano per 100.000 euro, ma addirittura creditore per un totale di circa 300.000 euro. Questa è la verità dei fatti. Gli NPL, quelli di piccola entità, non è vero che le banche li avanzano. Non li avanzano in misura minore, addirittura riusciamo a rovesciare dal debito a credito. È questo che dobbiamo dire a Padova, che io ne chiedo l'arresto di Padova, perché ha firmato in nome e per conto di tutto il popolo italiano una schifezza di questo genere. Ha violato l'articolo 1, 3 e 47 della Costituzione. E io ieri ho mandato 5 raccomandate, 1 vuol dire che l'hanno ricevute oggi, al presidente Mattarella, Gentiloni, Padova, Baretta e al presidente Zaia, e gli ho detto chiaramente che questa è la Caporetto dell'economia italiana, soprattutto veneta, perché non è possibile che noi, tutti noi, andiamo a pagare delle schifezze che hanno fatto il consiglio di amministrazione delle banche. E siccome sotto questi NPL, crediti deteriorati, ci sono le case di proprietà, le case dove ci abitano fisicamente i piccoli proprietari, i piccoli artigiani che hanno in garanzia questi crediti schifezza, io li chiamo crediti marci, nefandezze, li chiamo in tutte le maniere, perché non è vero che sono deteriorati per loro, io dico che sono marci, perché come ho detto varie volte, noi ne abbiamo esaminati 4.000 e su 4.000 ce ne sono 3.200 che sono contestabili, che non mi vengono a dire che sono tutti crediti esigibili, perché non è vero, non è assolutamente vero. Va bene. Grazie. Poi ci torniamo, Bellucco, migliaia di aziende mandate in malora causa cartelle pazze Equitalia, il nord locomotiva del paese ora rallenta. Ricordo che bisogna pagare entro il 31 luglio per chi ha aderito alla rottamazione la prima rata. Se non si paga entro il 31 luglio la prima rata, salta tutta la rottamazione. Per cui è una data da tenere presente e da rispettare. Il governo ci ha tolto il diritto noi azionisti di tutelarci davanti ai giudici, questo è anticostituzionale, ci può aiutare solo il Movimento 5 Stelle, grazie a Jacopo Berti. Allora, Leopoldo Bottero, poi parleremo anche di migranti, però ho visto l'SMS che diceva molti pensionati, molti anziani non vogliono l'autonomia e l'indipendenza perché hanno paura di perdere la pensione. È perché li stanno truffando come i risparmiatori, cioè il Veneto se si stacca dall'Italia c'ha 21 miliardi in tasca in più, paga le pensioni, le raddoppia e ancora non li finisce i soldi. Diciamo che è preoccupante stare con l'Italia, pensare di andare in pensione, perché se continuano a fare queste robe qua, come dice Bellucco, non so mica dove va a finire i soldi. Io credo che l'autonomia urgentemente e possibilmente anche l'indipendenza all'interno di un quadro europeo sarebbe l'ideale per uno Stato come il nostro. Chi è che rema contro? Perché sono già iniziati oggi. Ma remano contro i grandi poteri, perché lei capisce che se noi fossimo uno Stato indipendente la gestione dei crediti deteriorati si farebbe a Treviso, mica a Napoli. Se noi fossimo uno Stato indipendente i soldi per salvare le banche, giusto o sbagliato, chi ha la colpa, che si trovavano in 5 minuti, perché
ragazzi, sono 21 miliardi all'anno che buttiamo via, no? E la, una cosa da dire, prima dicevo delle cose Jacopo Berti, eccetera, a parte i tecnicismi, diciamo una cosa, come sono stati trattati i risparmiatori del centro Italia dovrebbero essere trattati quelli del nord, cioè non vedo perché si devono fare differenze, poi discutiamo cosa era meglio, però io, cioè, quando il vigile urbano fa così mi fermo, si fermano quelli del nord e quelli del sud, quando fa così si passa, no? Allora, la legge è quasi uguale per tutti, in questo caso qua è molto disuguale, cioè io vorrei vedere la stessa roba, giusta o sbagliata, fatta per tutti, dopodiché ragioniamo. Ora, quelli che sono preoccupati per l'autonomia non sanno fare i conti, cioè io sono preoccupato che l'autonomia non venga. Ho appena fatto una settimana di vacanze in Trentino, sono asfaltati anche i sentieri fra un po', non sanno più dove mettere i soldi. C'era un sindaco di un paese di 300 abitanti che era incavolato perché non è arrivata la fibra ottica non è arrivata nel suo comune, è arrivata quello prima. E io vedo, scusa, dico, ma quello prima è prima, cioè la fibra parte dalla strada principale e viene su, prima un paese e poi l'altro. No, dice che non è giusto che noi veniamo dopo. Dico, ma cioè, non sanno più cosa fare in certi casi. Oppure, come, pensate solo una cosa, i dipendenti dello Stato in quelle regioni autonome come il Trentino e l'Alto Adige, i professori di scuola, prendono il 30% in più. È giusto, no? Però sarebbe giusto che lo prendessero il 29% anche i nostri, non so. Certo. I migliori studenti, allora, d'Italia. L'autonomia è un'ancora di salvezza per le pensioni e l'indipendenza è la certezza di prenderla, perché altrimenti la cosa si discute. Io scherzavo tempo fa con uno, dice ma vai in pensione, quanto prenderai, eccetera. E dico, non lo so, perché una volta lo sapevo, no? Una volta c'era un sistema che era chiaro, adesso c'è un sistema mobile che ogni 3x2 mi cambia, no? E dico, io sono disposto a fare un contratto con lo Stato, mi dà quello che ho versato e mi arrangio. Sarebbero molti. Io sono in una situazione così, perché, a parte che godo dell'eterna giovinezza, non so se lo sapete, no? Perché una volta dovevo andare in pensione, la mia categoria, a 52 anni. Poi l'hanno portata. Poi mi hanno a 57, adesso poi a 62. Adesso andrò a 67, non lo so, 72, io sono qua. Cioè, noi 75 ci ha detto. Ma sti ragazzi qua, ma la pensione, non pensateci. No, ma non prenderemo mai, quindi. Trovatevi come se siete amorosa, se non l'avete. Allora, l'anonima disastri del PD, peggior governo della storia d'Italia, prima va a caso e prima riprendiamo a correre. Voltiamo pagina e andiamo su quella tragica ormai dei migranti, perché qui continuano ad arrivare e soprattutto non si sa dove, che destino avranno, perché arrivano qui, non hanno lavoro, non avranno alloggi perché non sanno bene dove metterli e li ritroviamo infatti come vedono ogni giorno i vicentini in Corso Palladio, Campomazzo, per le strade che girano e non hanno neanche un tetto sotto cui dormire. Non è una cosa indecente. Vediamo però cosa dice Abdallah Kestragi sul fatto che le cooperative sono protagoniste di questo business, cosa verissima. Ma lui dice, credo che lo dica in questa intervista, sì, sarà pure un business, però noi i soldi dallo Stato non ci arrivano, non li abbiamo e li dobbiamo anticipare. Vediamo. O attraverso fidi, o attraverso prestiti, o attraverso degli amici cerchiamo di realizzarli. Ecco come le cooperative riescono a mandare avanti la gestione dei circa 2700 profughi della Marca. Parola di Abdallah Kestragi, il primo a denunciare un anno e mezzo fa il caso ritardi nei pagamenti da parte di Roma. Il capo dell'associazione ILAL, 200 migranti da rifocillare e mantenere ogni giorno, compresi quelli ospitati alla tendopoli di Zarman, conferma: si va avanti con prestiti o fidi in banca perché il cosiddetto business dei profughi, cavallo di battaglia di chi si oppone all'accoglienza, è per ora virtuale. Se infatti è vero che per la situazione della Marca la prefettura da gennaio ad oggi ha pagato sulla carta oltre 13 milioni di euro tra convenzioni e contratti, è altrettanto vero che quei soldi di fatto non sono mai arrivati alle cooperative dal governo. Il ritardo sono da 6 a 7 mesi. I soldi arriveranno, ma il presente è sempre più difficile per chi ha a che fare con fornitori da pagare e pocket money giornaliero da dare ai migranti. Un mare di problemi. Per questo le COP chiedono che almeno sul fronte accoglienza le polemiche si placchino.
Gli sbarchi continuano e non si può fare altro che dare massima disponibilità per evitare situazioni esplosive. Cosa facciamo noi con 2.500 richiedenti asili? Li portiamo fuori, li mandiamo fuori in giro? Diventerà una guerra civile. Mentre di fronte al cambio di prospettiva del governo e di una parte del PD, ex premier Renzi in primis, ovvero l'appello ad aiutarli nelle loro terre, che Szragi risponde chiaro. Noi le abbiamo detto 20 anni fa che bisogna cercare di, attraverso progetti di cooperazione internazionale, cercare di realizzare un lavoro strutturato. Però quando si parla, ma tra il dire e il fare, come si dice, c'è un mare. Intervista di Nicola Zanetti, cosa ne pensi, Mirella? Penso che non si riesce più a capire niente, perché Abdallah dice che i soldi non sono arrivati. Tempo fa avevamo sentito che erano arrivati nelle prefetture che li stavano dando. Io non ci capisco proprio più niente. L'unica cosa che vedo e che capisco è che la gente non ne può più. La gente non ne può più, è disperata, è preoccupata, ha paura. Cioè veramente qua succederà qualcosa, perché ho sentito proprio anche l'altra sera su una nostra emittente che diceva che stanno facendo i cancelli fuori di un condominio perché hanno paura. Cioè la paura è diventata il leitmotiv. Cioè tutti quanti, giovani, anziani, hanno paura di uscire da casa perché ci sono i ladri, le anziane hanno paura di andare per strada perché vengono rapinati. Ma cosa sta succedendo nel nostro paese? E dopo parliamo di cosa? Di lupi? Di cosa parliamo veramente? Di Jussoli? Di cosa parliamo? Ma di problemi veri, quelli che ha la gente, che abbiamo sentito prima quella signora che ha tentato per due volte il suicidio perché non trova risposte. Che risposte diamo a queste persone? Ma che servizi ha il cittadino? Forze dell'ordine non ne vedi manco una? Non so, io giro da Bassano, Treviso, non vedi, non ci sono. Dove sono? Sono talmente poche che non riusciamo più a vederle. Ma dove sono andate a finire? Cosa fanno? Ma sono questi i problemi che dovrebbero risolvere. La gente non può pagare continuamente tasse o dire andate a votare ogni due mesi e dopo ci ritroviamo in queste condizioni. Ma vi rendete conto che ci sono persone che non hanno niente neanche da fare la spesa? Che hanno perso tutto, banche, crisi, chi ne ha più ne metta. E poi c'è una parte invece, una piccola nicchia, che ha tanti di quei soldi. Ma guardate, tanti di quei soldi che noi non riusciamo neanche a pensare zeri che hanno certe persone. Ma allora questa disparità quando finirà? Ma quando finirà questa cosa? Non la vogliono fare. Avete visto prima lì in Parlamento quanta gente ci sarà stata? Cosa sarà stata? 50 persone? No, ma li avete visti? Ma dove sono? Ma dovrebbero essere stati là? Dov'erano? Dico li avete caldo visti? Dicono che sì. È caldo. No, in genere dicono siamo in commissione. Ma vi rendete conto su problemi così seri? Ma come insomma, su dopo. Gente che si è suicidata? Perché sono anche queste persone, non si sono neanche presentate in aula. Ma è di una vergogna. Io, questa cosa mi è rimasta. Ecco, questo vuoto di fronte al problema reale del paese. A questo cercare di salvare queste persone che hanno perso. Questi se ne frega, questi non va neanche. Gente strapagata che non si presenta. Di questo dobbiamo parlare. E poi ci dite, ma dovete andare a votare. Ma a votare cosa? Ma questi che non si presentano. Ma dai, ma che schifo, ma vergognatevi tutti, dovrebbe essere stata l'aula strapiena su un problema così importante, poi che riguarda il nostro Veneto, boh, non so, guardi il direttore, passo la mano. Io vorrei solo raccontare un piccolo aneddoto proprio su questo, perché ieri tutto preoccupato è arrivato quello che dirigeva i lavori d'aula per il PD a chiedere ai nostri: ma che intenzioni avete? Volete andare ancora avanti tanto a far casino in aula? Perché dobbiamo organizzarci per il weekend. Questa è una bella fotografia della casta. No, una roba allucinante quando abbiamo 5 milioni di poveri, purtroppo, e continuano ad aumentare. Negli ultimi 10 anni sono esplosi. Da 1,6 milioni arriviamo quasi a 5 milioni. Il problema è: dobbiamo fare qualcosa questo weekend. Diteci se volete rimanere in aula. Cosa vuoi che facciamo? State distruggendo il Veneto. Volete che non rimaniamo in aula? Ma che discorsi? Ah, Alberto Rovelli, sono stato via 30 anni dall'Italia, però una cosa che non capisco, che un parlamentare non firmi all'entrata, non tiri il cartellino. Certo.
In Mali siamo qui internati, d'accordo, però... In Mali, parlando di Africa. Però se uno non si presenta, quel giorno lì non è pagato. Certo. È logico. Certo. No, qui... Noi perché qui abbiamo tanti soldi. No? Senta, Rovelli, appunto, dicevamo, no? Sui migranti continuano ad arrivare, no? Hanno detto si chiudono, bisogna chiudere i porti, l'hanno detto, poi non l'hanno fatto, quindi continuano ad arrivare. Perché partono? Perché qui si distingue, giustamente, secondo me, Macron dice ci sono i migranti economici, noi quelli non li vogliamo, prendiamo solo i profughi. Qui prendiamo tutti, però... Si dice anche il 95% è migrante economico che non fugge da guerre o da fame o da situazioni catastrofiche, no? Lei cosa dice? Io nella mia memoria mi faccio questo ragionamento di fronte a questi drammi, perché poi sono drammi umani, ci sono sempre delle persone che arrivano con buone o cattive intenzioni. Ecco, io uso questo linguaggio perché sono cristiano e prete, ecco. Davanti a me io non so che intenzioni abbia l'altro nei miei confronti, però io devo sapere cosa voglia avere verso di lui. E cerco di essere diretto, prima di tutto lo saluto. Se lui ha poi delle cattive intenzioni, quello è affare suo. Però penso, alla fine della guerra del 1945, l'Europa era disastrata. 4 uomini l'hanno messa in piedi, ma con dei trattati che hanno poi seguito e l'emigrazione ha incominciato poi a circolare all'interno dell'Europa molto bene. Adesso con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo non riusciamo a far funzionare i nostri consolati, ecco lì. Io chiamo in causa proprio ancora un po'. Sono 20 anni che sono rimasto nel Mali. Quante volte ho telefonato al consolato dell'Italia a Bamako per avere un incontro? Sono mai riuscito ad averlo. Credi. Quindi un motivo anche quello, c'è uno scollamento delle istituzioni, non voglio accusare nessuno, però Non servono a niente. I motivi di queste partenze sono parecchi. Fino al 75 i trattati di Lomé funzionavano. Le materie prime erano discussi in altro luogo, insomma, non erano soltanto le multinazionali che facevano quel che volevano. Da allora non funziona più. Le materie prime non... Uno a raffa raffa, l'altro giorno mi scrive ancora un padre della Tanzania che è giù adesso, una società, io non dico da dove era, però potrei dirlo perché lui me l'ha... lo dico anche, una società americana, canadese, hanno avuto la licenza di una miniera d'oro in Tanzania, però portava via anche altri materiali dei quali non pagava niente. Scusi, la interrompo un attimo. L'ultimo problema delle cooperative sono i soldi. Venite a Sossano e vedrete cosa compra la locale cooperativa. Loreno da Sossano. Scusi, vado avanti. Ecco, allora, le cause sono molteplici, quindi il funzionamento di disfunzione di quegli organi che dovrebbero informare i vari governi di quel che capita in quel paese là. Seconda cosa, appunto, le loro materie prime non sono valutate, niente. Ma sarà mai possibile che il Congo abbia lì dei minatori bambini per trovare il coltan? E quanti bambini rimangono sotto in quei pozzi là? Ma uno dice, ma no, io scappo via. Allora vi racconto questo fatto, ero a Gao, trovo una donna con accanto a sé un bambino di 9 anni, un bambino al seno ancora. Da 3 anni era in giro per l'Africa, partito dal Congo, dal Kasai, arriva poi in Uganda, trova la guerra, scappa dalla guerra. Trova la guerra in Uganda, scappa in Sud Sudan, guerra, scappa in Darfur, guerra, finalmente un po' di pace, il Chad, cosa offre? Passa attraverso tutto il Chad, Niger, arriva a Gao. Il suo obiettivo era questo qui, poter arrivare a Parigi, e quello vedete, dopo bisogna attraversare il Mar Mediterraneo, no? Arrivare a Parigi, cercare le suore che lei conosceva là nella sua missione, affidare i suoi bambini a loro e morire. Ecco, noi qui di donne se ne vedono poche, bisogna dire anche questo. Qui arrivano ragazzi giovani e le famiglie le lasciano dove sono. Io vedo questa massa di gente in giro,
un po' come quegli stormi di uccelli granivori, no? Che io vedevo sulle le risaie di Colongo, proiettavano addirittura l'ombra su quei campi. Dove andranno a posarsi? Non lo so. Senta, lei è d'accordo con i vescovi che oggi hanno detto è giusto accoglierli, aiutarli a casa loro? Certo, certo. Ma perché lo dicono adesso? No, perché 40 anni fa non lo dicevamo. Ma perché lo dicono adesso? Sono anni che c'è una polemica all'interno di questo tema qui in Italia e sono anni che noi diciamo li aiutiamo a casa loro. Allora, ogni anno lo Stato italiano spende 4 miliardi di euro, perché questa è la spesa dei migranti. La maggior parte va nelle tasche delle cooperative, quello che abbiamo visto prima. 4 miliardi di euro. Padre, quanta gente aiutiamo in Africa con 4 miliardi di euro? Quanta ne aiutiamo? Anche perché noi stiamo prendendo delle persone che non scappano tutte dalla guerra, anzi, i tre quarti non scappano da nessuna guerra. E il 90%, 95% sono ragazzi dai 18 ai 30 anni. Io mi ricordo le foto di quelli che scappavano dalla guerra dopo la seconda guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, quando erano i nostri che scappavano. Erano donne e bambine, erano anziani, non erano giovanotti che venivano qua. Però posso rispondere a questa obiezione qua. Si manda uno della famiglia, d'abitudine chi è un po' più robusto, non si manda mai anche i bambini, si manda chi è già un po' forte, se no rimane poi per strada, no? Però quello. Ho ospitato a casa un siriano e lui era giovane. A parte che qui da noi non arrivano siriani, e questo l'abbiamo visto, arrivano dai dati del ministero, perché l'anno scorso ne sono arrivati 400 su 220.000, certo, 400 certo, persone certo. E sono arrivati in aereo, non sono arrivati coi barconi, perché quelli che arrivavano, arrivavano coi corridoi umanitari che sono stati fatti dall'Europa in Turchia, arrivavano in aereo, e penso che nessuno di noi abbia qualcosa in contrario nel accogliere chi scappa dalla guerra, donne e bambini che scappano, perché noi come veneti siamo stati i primi ad avere la guerra in casa un secolo fa e a scappare, però non ci possono raccontare la storia che tutti quelli che arrivano dal corridoio libico sono profughi di guerra, perché non è vero, ce ne sarà un 10%, un 15%, ma la distinzione va fatta, e noi siamo anni che diciamo li aiutiamo a casa loro e facciamo la distinzione tra quelli che sono profughi, migranti economici, quelli profughi di guerra, e adesso ci accorgiamo che viene fuori Renzi che si sveglia dalla sera alla mattina, aiutiamoli a casa loro, dopo che per anni ci ha detto che eravamo razzisti, sì, è diventato leghista, sporcaccioni. il presidente francese che inizia lui a fare la distinzione, no, noi prendiamo i profughi di guerra, i migranti economici, si tenga l'Italia, cioè ci dà la pacca sulla spalla e dopo dice però i confini rimangono chiusi, lo stesso fa la Merkel e fa il resto dell'Europa. Allora, abbiamo visto che queste navi che arrivano tutte in Italia, anche se sono battenti bandiera di altri stati, perché c'è stato un accordo con l'Europa firmato dalla Bonino, firmato dal governo Letta e dopo da Renzi, perché tutti gli sbarchi avvenissero in Italia per avere flessibilità e poter pagare gli 80 euro. Che 80 euro che sono andati nelle tasche dei lavoratori e se ne sono ripresi 100 dopo, perché dopo abbiamo visto che tanti hanno dovuto ridarli indietro, quindi hanno provocato un altro buco nel bilancio e abbiamo gli immigrati che arrivano. Cioè, adesso penso sia arrivato, vedendo i dati dei 5 milioni di poveri in Italia, io non so se passo per razzista dicendo questo, ma prima dovremmo avere un occhio di riguardo per gli italiani, prima di accogliere tutto il mondo, dovremmo, con 4 miliardi di euro, sapete, politiche che possiamo fare per dare una mano a chi sta male. Ne possiamo fare una montagna e possiamo anche aiutare in Africa quelli che vogliono scappare dall'Africa, perché io penso che con 500 milioni di euro in Africa costruisci pozzi, costruisci tutto quello che vuoi per far partire l'agricoltura, per tenerli lì a lavorare, ma non possiamo dimenticarci dei 5 milioni di italiani e accogliere tutta l'Africa in Italia. E mi chiedo, anche i vescovi non si pongono la questione di dire prima uno Stato ha il dovere di garantire un futuro ai propri figli, ai propri cittadini, e dopo casomai pensa agli altri. Scusate, sentiamo un attimo cosa ha detto Matteo Renzi in un'intervista recente proprio sui migranti, vediamo. Insomma, parliamoci chiaro, se arrivano i migranti e c'è un impegno per cui ciascun paese deve prendere un numero di migranti e questo paese non lo rispetta, possiamo dire che quel paese è un paese che non ha diritto ad avere fondi europei da parte dell'Italia? È un ricatto o è un principio di buonsenso? Tu non prendi migranti? Non sei solidale? Bene, non sono solidale nemmeno io con i quattrini, non sono solidale nemmeno io con i soldi.
Questo tipo di Europa non è essere contro l'Europa, è essere per un'Europa diversa. Europa sì, ma non così. Padoan ha detto sì, va bene, però ne parliamo tra un po', della prossima legislatura. Corretto, perché per cambiare le regole in Europa bisogna aspettare un governo che abbia un respiro molto più ampio di quello di adesso, che è un governo che lavora bene, grande stima per Paolo Gentiloni, io lo sostengo con grande forza e con grande determinazione, poi dopo le elezioni ci sarà un mandato di 5 anni e vediamo, indipendentemente da chi sarà il governo, se postiamo a casa questa operazione Back to Maastricht per tornare a Maastricht e per recuperare almeno 30 miliardi di euro. Caso migranti, quello aiutiamoli a casa loro, ha fatto tanto rumore, forse diciamo quella card su Facebook era un po' violenta, definiamolo così, come tipo di comunicazione, però lo ribadisce il concetto. Io ho scritto nel libro, aiutiamo davvero a casa loro. Mi dite uno che possa, dei nostri amici ascoltatori, che possa sostenere che non sia una frase giusta? Aiutiamoli davvero a casa loro. Vuol dire aumentare la cooperazione internazionale. Noi abbiamo triplicato i fondi della cooperazione internazionale rispetto al tempo in cui al governo ci stava la Lega. Abbiamo triplicato i tempi, allora i denari rispetto a quei tempi lì. È una cosa enorme, aiutiamoli davvero a casa loro, significa facciamo investimenti energetici in Africa, significa cambiamo l'approccio culturale dell'Europa che si preoccupa soltanto della partnership orientale e non si preoccupa del sud e non si preoccupa del Mediterraneo e non si preoccupa del sub-Sahara. Questo vuol dire aiutiamoli a casa loro. Ed era stata, come ricorderete, Emma Bonino, visto che qualcuno lo chiedeva, lo suggeriva in un SMS, a parlare di un accordo firmato dall'attuale Presidente del Consiglio Gentiloni quando era Ministro degli Esteri d'Alfano, proprio per consentire l'arrivo in Italia dei migranti in cambio di flessibilità. Qualcuno ha detto anche che gli 80 euro ci sono costati poi migliaia di arrivi in più. Voleva dire Bottero su... Sì, no, io penso che padre Rovelli poi si difenderà da solo, ma sì. Mi ricordo quando ero piccolo che predicava, che diceva che bisognava aiutare gli africani in Africa, no? Quindi è venuto 40 anni fa. È stato un pioniere. Sì, ma a parte questo, a parte che sentire Renzi, mi rendo conto che io non farò mai carriera politica perché mi ricordo cosa ho detto ieri e lui invece, lui siccome non se ne ricorda, no, può cambiare ogni dice giorno il contrario, la cosa. Adesso... L'Europa ci ride dietro per come ci comportiamo, ragazzi. Forse leggetevi qualche quotidiano estero. L'altra cosa è aiutiamoli dove sono. Sì, magari non con le cose che dice lui. Un esperto di Africa, di economia, diceva in un giornale che si chiama Africa, tra l'altro, diceva non serve aiutarli, basterebbe rubare un pelo meno. Mettiamoci d'accordo, paghiamo i loro prodotti, il 10% di quello che valgono e siamo a posto. Il trattato di Lomé non era un trattato, come si dice, turboliberista come quelli che si fanno adesso, no? Diceva i prodotti africani in questa quantità possono entrare in Europa senza pagare le tasse, i prodotti europei pagano sempre le tasse quando vanno in Africa. Questo è un trattato equo, perché l'economia non può essere fatta senza regole, l'economia vive di regole. Allora, è chiaro che se noi mandiamo i bambini a scavare il coltan, non paghiamo il petrolio, non paghiamo questo, non paghiamo quello, e si diceva prima con Berti, quant'è che stiamo esportando noi di armi? 14 miliardi di euro di armi, solo prima, l'Italia, prima. E 3 anni fa 5 miliardi, cioè, voglio dire, triplicato. Cosa fanno con le armi? Fanno la festa di carnevale? Cioè, questo stiamo facendo noi. Allora è chiaro che siamo. E questo sotto il governo Renzi? Sì, sì, no. Che dice abbiamo triplicato aiuti? No, abbiamo triplicato, no, gli affari. Anche il discorso, cioè, degli aiuti, viene bene. Quando diceva i soldi, perché. Il tuo collega diceva perché noi quei 4 miliardi non li spendono in Africa? Te lo spiego io. Perché in Africa li prenderebbero gli africani e non i suoi amici. Guarda che i 4 miliardi mica li stanno prendendo i poracci. Ma no, ma infatti le sta prendendo le cooperative. Mi piace per Abdalla perché evidentemente, cioè, non conta niente. Abdalla è un bravo ragazzo, no? un bravo trevigiano, fa veramente del bene. Ma probabilmente politicamente non pesa niente, no? allora i soldi non li vede. Cioè, quello che abbiamo, fa... abbiamo visto che adesso è più conveniente lavorare sugli immigrati, sulla pelle degli immigrati, che sulla droga, che sui traffici illegali. A parte le armi che l'Occidente vende a paesi che poi ne fanno l'uso, che conosciamo, poi rivendendole anche all'ISIS, più o meno
indirettamente bisognerebbe anche dire che nella Lampedusa spagnola, che si chiama Formentera, c'è la Guardia Civil, la Guardia Civil che sorvola l'isola avanti e indietro, e oltre 2 miglia più là ci sono le motovedette che non sono sulle coste tunisino-algerine, sono lì che aspettano. Se arriva un barcone, quelli sparano. Ma noi il messaggio che diamo è: ragazzi, andiamo, la RAI continua a dare immagini di salvataggi. Questi, ovviamente questi vengono, no? Due cose. Se non gli si dice, guarda che se arrivi... Direttore, la proposta dello Ius Soli mi vuole dire che non fa arrivare altra gente? Ma la proposta della cittadinanza per chi nasce qui? Che fa arrivare altra gente. Non è questione di politica, leghista o pidino o Forza Italiota o quello che è. È questione di buon senso, no? Ma infatti due cose sono incredibili. Primo, durante il G7 hanno bloccato gli sbarchi, hanno bloccato tutte le navi, si è bloccato tutto. Allora cosa vuol dire? Che si può fare? Certo. È che siccome avevano paura di far brutta figura di fronte agli altri capi di Stato, lo hanno fatto solamente per far vedere che era tutto pulito in Italia, che non volevano i 4.000, 5.000, 7.000 sbarchi quotidiani, che è una tragedia umanitaria da qualsiasi angolatura la si guardi. Seconda questione, il più grande filantropo al mondo, quindi non certo un becero razzista, che è Bill Gates, che ha investito 43 miliardi di dollari in un fondo proprio per gli aiuti umanitari, ha detto: l'Italia e l'Europa devono bloccare gli sbarchi, perché sennò il messaggio che arriva in Africa è: mettetevi in mare, partite. Facendo così la tratta di esseri umani, il rischio per le vite di queste persone e ovviamente la tensione sociale in quei paesi esploderà alle stelle. Lui non ha nessun interesse, ma solamente qualsiasi osservatore che non è politica, come diceva lei direttore, è buon senso, dice: se tu dai un messaggio che è un messaggio pericolosissimo per tutti, stai solamente alimentando il pericolo per tutti. Deve essere chiarissimo il messaggio: se vuoi venire qua ci sono delle regole da rispettare, devi dimostrare di essere un migrante che arriva perché scappa da una guerra e tutta una serie di documenti casomai da realizzare, se no purtroppo così facendo si va solamente a gonfiare il business dell'immigrazione e della criminalità organizzata. No, ma scusate, aiutiamoli a casa loro, giusto? E chi gestisce i soldi? No, ti spiegatemi, perché sono 50 anni che sento che mandano aiuti all'Africa. Padre, mi vuole spiegare dove sono andati a finire questi soldi? Perché a sto punto sembra che non sia arrivato niente là. Posso rispondere? Certo, grazie. Bella domanda. Disfunzionamento tra consolato e governi. E il consolato lei ha detto che non c'è mai? No. Appunto. Allora. Quello che conosco. Però rimangono lì. Quei tempi che corrono. Arrivano ai consolati. Se non ci sono i controlli dovuti. Appunto, allora, cioè con quello che sta succedendo qua, li mandiamo là. Quando però quei tempi che corrono, farei fatica a dargli anche all'ONG, però. Come? Quei tempi che corrono, con quello che sta emergendo sull'ONG, sul traffico che c'è, farei fatica a darlo anche alle organizzazioni non governative che lavorano in Africa, questi soldi, aiutarli a casa loro. Guardi, quelle organizzazioni che io ho conosciuto a Gao, erano molto corrette, LBA, erano nella salute, infermieri e così via, o insegnanti, quindi ricevevano il loro stipendio, controllato e tutto, insomma, ecco. Dopo altri, ho conosciuto anche la Francia aveva molti cooperanti, sospetti tutti. Però padre, lei l'ultima volta che è stato qua, mi ricordo che io alla domanda che le avevo fatto, i soldi dove sono andati, e lei mi ha risposto: ne arrivano pochissimi, si fermano per strada. Ricorda? Certo. E ce l'ho ancora l'esempio, ultimamente non parlo di quale. Io mi ricordo quello che lei aveva detto. Un progetto di 170.000 euro, mai uscito arriva, dall'Italia. Ecco. Perciò investiamo là. Però io volevo dire anche questo, no? A proposito di questa immagine che stiamo dando dell'Europa, lo dicevo proprio a Leopoldo, no? Certi programmi di TV dovremmo oscurarli per l'Africa. Sì, certo. È vero. Quando di questi quiz distribuisci milioni... Oppure mangi, no? Ma che si fanno? Ma come è stato per l'Albania negli anni 90, che vedevano la nostra televisione e partivano tutti... È chiaro. Ma canali francesi, italiani li ricevono laggiù. Beh, in Africa vedono la RAI benissimo, dopo io scommetterei però streaming. Anche su qualche esempio bello che c'è, ci sono tanti piccoli gruppi che aiutano, sono per d'accordo. le scuole di agricoltura, scuole professionali, e lì io ho constato questo qui, l'ho detto già l'altra volta, di analfabeti, gli himaliani. I maliani che ho visto qui in Italia sono quasi tutti analfabeti. Vuol dire che chi è andato a scuola si muove più difficilmente.
è un'indicazione dubbio, per voi, sì, dico, da portare. Allora, intanto noi per fortuna non abbiamo guerre in corso, però le creiamo, anche lungo le nostre spiagge del Veneto. È scoppiata la guerra per quello che è stato poi soprannominato Joe Shoe, Gianni Scarpa, che ha esposto questi... Cioè, dice, in questa spiaggia abbondano gnocchi e gnocche. Vi potete immaginare, ma è una cosa seria sta roba qua. Hanno fatto un pandemonio, c'è cioè addirittura una denuncia per apologia di fascismo. Poi se ci sono dei reati saranno riscontrati e saranno perseguiti. Ma insomma questo è un personaggio che non aveva nessuna intenzione di fare politica. In ogni caso, guardiamo cosa è successo di nuovo a Joe Shoe. Gianni Scarpa è indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia. Un atto dovuto dopo la denuncia da parte della Digos che ha compiuto il blitz nello stabilimento balneare Punta Canna di Sottomarina la scorsa settimana. Al vaglio del procuratore i cartelli e le foto inneggianti al regime fascista appesi all'ingresso dello stabilimento che Scarpa gestisce da 20 anni. Nonostante fossero lì da 3 anni, dice lui, il caso è stato sollevato solamente da pochi giorni con la conseguente rimozione. A suo fianco si è immediatamente schierato il leader leghista Matteo Salvini, che attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha espresso la sua solidarietà. Indagato per apologia di fascismo. Pazzesco, si legge. Lasciate lavorare in pace la gente. Non solo, assicurando di mettersi a disposizione di Gianni per un'eventuale difesa legale, Salvini ha anche annunciato «mi viene voglia di andare a trovarlo a Chioggia». Intanto questa mattina Sinistra Italiana ha organizzato un presidio davanti all'ingresso dello stabilimento. Deve sapere il signor Scarpa e chi frequenta questo posto che non si scherza con la parola sterminio, non si scherza con la parola camera a gas. Questi sono concetti che non devono più essere presenti. Tra i presenti c'era anche l'onorevole Paglia, che ha presentato al governo un'interrogazione per chiedere la revoca della concessione. Questa iniziativa schifosa, lasciatemelo dire, ha riaperto il dibattito sul fascismo in Italia. Un dibattito purtroppo ancora necessario. Il fascismo non è un'opinione. Dire che mi piace di più il cioccolato rispetto alla marmellata è un'opinione. Dire io sono fascista, ci sono categorie di persone che andrebbero sterminate, non è un'opinione, è un reato. Servizio di Ilaria Marchiori, Alberto Rovelli voleva dire... Nelle nostre assemblee, anche al Parlamento, ma io rimango scandalizzato perché i Dogon mi hanno insegnato che quando uno ha la parola gliela si lascia. Spieghi non chi sono i Dogon. Perché se non tutti sanno i Dogon. Le loro sale di riunione non è più alto di così, si rimane accovacciati, non si può, proprio per non prevaricare, no? E davanti alla parola loro sono, dicono un proverbio: sta attento, lascia dietro di te soltanto la traccia dei tuoi passi e mai le tue parole, perché quelle ti seguiranno. E allora, dicevo, vorrei proprio dire questo qui, no? Quando uno parla, merita l'ascolto. Che tu sia, che lui dica un'altra cosa che tu magari ti fa invece. Ascolta. Il fatto di ascoltare, forse lo porta a riflettere, ma allora è proprio importante quello che sto dicendo, proprio... E deve farti anche lui un ragionamento per dire: ma sto dicendo le bestialità o sto dicendo... Almeno i Dogon mi hanno insegnato questo qui, sì. Allora dite che il Mose non serve, ha già salvato una donna trascinata dalla corrente che sarebbe annegata. Vabbè, insomma, è ironico. Anche avete visto l'altro messaggio sulla battaglia di Lepanto. Ha sbagliato la bada. Non è 1951, no, è 1571. Va bene, allora andiamo in pubblicità. Ringraziamo molto Jacopo Berti, Alberto Villanova, che adesso ci dà direttore, mi permette una battuta velocissima? Ospiti. Certo. Perché adesso vediamo questa legge sull'inasprimento, sull'apologia di fascismo, no? Abbiamo visto Renzi che presenta il suo libro che si chiama Avanti, si chiama come il giornale che era diretto da Mussolini, quindi veramente lì abbiamo l'apice veramente della caricatura di Renzi che abbiamo visto poco fa. L'Avanti, quotidiano socialista con punto esclamativo, era la testata in corsivo. Va bene, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, grazie ancora a Berti e a Villanova, e avremo altri ospiti a tra poco, grazie.